Bella a tutti ragazzi, io sono Ricky PZ e sono qui oggi con il secondo episodio della carriera Giramondo. Ragazzi, prima di iniziare dovete lasciare questi 200 mi piace ragazzi, tanto è facile, è gratis, mi aiutate a crescere. Grazie mille per il supporto del primo episodio. Quindi ragazzi, oggi episodio fondamentale, avete capito un po' come funzionano le regole, spero, e quindi adesso sigla. Smaller, how big the crowd? Same pair threes for the whole tour. Trap phone and the iPhone 4. Still got do. Ragazzi, nel frattempo sta andando avanti il mondo su FIFA. Siamo quasi arrivati a gennaio e ora ragazzi vi farò vedere gli obiettivi che abbiamo già raggiunto. Cosa faremo in questo episodio? Il mercato di gennaio. Vi farò vedere ovviamente gli obiettivi raggiunti e non. E logicamente finiremo la stagione e vedremo dove siamo arrivati. Ok ragazzi, ci siamo. Vi faccio vedere gli obiettivi. Guardate, siamo ad 86 di overall e vi faccio vedere cosa è successo. Allora, crescita giovani ragazzi, mi avete detto che le dovevo simulare non dandole avanti col calendario le partite, ma facendole io. Ok, quindi abbiamo raggiunto la crescita giovani, tutti e due gli obiettivi completati. La fama del brand siamo al 91%, quindi manca pochissimo per la vendita delle magliette. Come finanze abbiamo raggiunto questo obiettivo anche se era per due stagioni, quindi alla fine non ci interessava, però l'abbiamo comunque raggiunto. E qui ragazzi sicuramente gli obiettivi più difficili. In campionato siamo secondi in classifica. Per quanto riguarda la qualifica per la Champions siamo secondi, quindi siamo in linea. E in Coppa Italia siamo agli ottavi, quindi molto bene. In Champions siamo agli ottavi, quindi sta andando tutto bene, però sapete che manca un niente per perdere tutto. Ragazzi, abbiamo 44 milioni di budget, sicuramente dobbiamo migliorare questa rosa. Non c'è tantissimo da migliorare perché è veramente una grande formazione. L'unica cosa, possiamo pensare o a un altro difensore centrale già prontissimo con quel budget, o un super centrocampista o una super punta, perché gli esterni mi piacciono, abbiamo anche Sharawi, diciamo abbiamo buoni esterni, dobbiamo solo pensare a questi ruoli, quindi ora vi farò vedere un po' cosa tratto. Ore calde di mercato ragazzi, come sapete arriva un'offerta per Kevin Strootman, ci offrono 43 milioni ragazzi dal Chelsea. Il Chelsea ha tanti soldi, lo sappiamo, quindi io vado a chiedere sui 65 milioni, non vorrei privarmi di Strootman, però se proprio deve andare via voglio questi soldi, assolutamente. Poi ho fatto richiesta per Aubameyang, 86 milioni sono tanti, Hummels non ce lo vogliono vendere, Thiago Silva neanche, e anche Boateng che è andato alla Juventus, quindi dobbiamo vedere un po' la situazione. Ragazzi, arriva un'offerta anche per Manolas, però la rifiuto perché sennò veramente in difesa poi ci troviamo malissimo. Quindi la rifiuto. Vi dico ragazzi che in campionato, non so se ci avete fatto caso, siamo abbastanza distanti dalla Juventus, quindi vincere lo scudetto non è assolutamente semplice, però non si sa mai, recuperiamo le posizioni in questa seconda parte di campionato. Certo è difficilissimo per la squadra che ha la Juve, però ci proviamo. Offerta trasferimento per Strootman, salgono addirittura sui 50 milioni. Noi ne chiediamo ora 60, dai, chiediamo 60 milioni, giusto perché poi con 100 milioni potremmo dare un super assalto a un difensore e a un centrocampista nel caso. Magari 50 milioni per tutti e due e sfruttiamo questo budget. Però dobbiamo verificare un po' bene la situazione, non dobbiamo fiondarci più di tanto. Sale Rudiger, diventa un 81, perfetto. Ora ragazzi ci simuliamo la partita col Genoa di campionato, sarebbe fondamentale andare a vincere in questo momento perché veramente ci troviamo con le spalle al muro per poter inseguire questa Juventus. Allora vediamo però, offerta ritirata, ok, offerta troppo bassa per Thiago Silva. Oddio ragazzi, ho visto un'offerta accettata ragazzi, ho visto un'offerta accettata ragazzi. La Cassette, 40 milioni più Zeko ragazzi, questa è la punta che voglio prendere a tutti i costi. Ragazzi, questa è una trattativa, un colpo assurdo secondo me se riusciamo a chiuderlo. Zeko ormai un po' più avanti con l'età, la Cassette in piena forma, vale 80 milioni. Secondo me sarebbe veramente un acquisto super top. Ora però simuliamoci questa partita, vediamo magari poi vendendo nel caso il nostro Strootman potremmo intervenire diversamente. Però questa mossa sarebbe assurda. Bene, 2-0 doppietta di Salah, che nella realtà è andato a Liverpool, però vabbè,
sono dettagli, ragazzi. Vediamo queste email che sono troppo importanti. Oddio, ragazzi, oddio. Cioè, ci hanno accettato i 30 milioni per acquistare Papastathopoulos. Perfetto. Quindi, ragazzi, qui la situazione è particolare. O prendiamo la casetta o Papastathopoulos a questo punto. Quindi vediamo un po' nel proseguo del mercato cosa succede. Ecco qui, ragazzi, hanno accettato i 60 milioni per Strootman. Ok. Qui per quanto riguarda Ouedes hanno accettato 30 milioni, che era un altro difensore centrale che volevo provare a prendere, ragazzi. Quindi la situazione è particolare, però vendendo Strootman comunque dobbiamo andare su un centrocampista assolutamente. Quindi cambiano un po' tutte le carte in tavola e adesso arriva il Crotone in Coppa Italia. Qui dobbiamo vincere assolutamente, ragazzi, offerta accettata. Questo è il vero colpo del mercato di gennaio, ragazzi, ci portiamo a casa Alexandre Lacazette, 40 milioni più Edin Dzeko. Eccolo qui in rosa il nostro Alexandre Lacazette che fa subito il suo esordio in campo in questa partita di Coppa Italia. Gioco con i migliori, ragazzi, perché è l'unica soluzione che ho per poter andare avanti quasi sicuramente. Certo, non c'è nulla di scontato, però vediamo, vediamo che succede, dobbiamo vincere per forza 4-1, ragazzi. Doppietta di Lemar e gol di Raja Nainggolan. Ok, ragazzi, arriva un'offerta di trasferimento che ci andiamo a vedere subito. Manolas, ancora una volta Manolas, rifiuto ulteriori offerte. Cioè Manolas non posso assolutamente perderlo nella mia Roma, altrimenti veramente scendiamo assolutamente in classifica e per tutti gli altri obiettivi. Giocatore venduto Kevin Strootman, sale la valutazione allenatore e accetta, ragazzi, Sokratis Papastathopoulos. Ragazzi, abbiamo i soldi per comprarlo, ma io vorrei a questo punto intervenire su un centrocampista centrale per sostituire Strootman. Ok, Paredes, ottimo, ottimo giocatore, però mi serve sostanza. Preferisco magari giocare con Rudiger qui, che comunque è un 81, ma dare tantissima qualità al centrocampo. Mi interessa un pochettino di più perché in difesa comunque abbiamo Diop e Diakabi che all'occorrenza possono giocare. Preferisco monitorare la situazione centrocampo e andare a vedere lì su cosa intervenire con questo budget. Ha accettato l'offerta, ragazzi, anche Ouedes. Qui accettando avremmo 28 milioni a disposizione. Ragazzi, voglio fare un qualcosa di pazzo. Allora, voglio prendermi, cioè provare a prendermi, o meglio prendere assolutamente qui Papastathopoulos e modificarmi quel budget, quei 28 milioni, per un centrocampista. Ovviamente qui rifiuto Ouedes, per un centrocampista. Voglio bilanciarmi un po' la formazione, la voglio migliorare in tutti i reparti. Ora assolutamente vi faccio vedere Papastathopoulos, Sokratis Papastathopoulos in campo, che va a sostituire Rudiger. Ragazzi, dobbiamo avere una formazione prontissima. Ecco qui l'upgrade. Ora ci dedichiamo al centrocampista con questi 25-28 milioni. Ora devo ragionare bene, ragazzi. Un nome già lo avete conosciuto, forse sarà lui che prenderò. Forse l'avete visto già nell'ufficio, vado dritto su di lui. Nel frattempo, ragazzi, che proseguiamo il mercato, dobbiamo simularci la partita con l'Udinese. Siamo fuori casa, qui rischiamo anche la brutta figura, non è semplice. Però vediamo un po', magari la casetta si mette in mostra. Ecco, ragazzi, perdiamo 2-1, era prevedibile quando simuli fuori casa, purtroppo. E ora il campionato si allontana parecchio. Però abbiamo comunque una buona valutazione. Quindi possiamo vedere, ok, arriva un'offerta per Salah, ragazzi, che rifiuto assolutamente perché non posso permettermi di perdere uno come Salah, assolutamente. Quindi ora dobbiamo andare avanti e vedere di portarci a casa il centrocampista che ho trattato. Ragazzi, l'avete capito chi è? Ecco qui, offerta accettata, Johannes Gaze, o Gaze, non so come si pronuncia, ragazzi. Vorrei portarmelo a casa, certo non ha un overall altissimo, questo lo so. Però ragazzi, ha una qualità questo giocatore che secondo me in Champions League può veramente farci comodo. Vi ricordo che possiamo sbagliare un solo obiettivo, magari sbaglieremo solo il campionato, io lo spero. Non è semplicissimo, però ci dobbiamo provare, altrimenti in questa carriera. Ecco qui, offerta accettata, continuiamo con un'altra squadra nella stessa stagione, però vi ricordo, ecco qui. Accettato Gaze, ragazzi, eccolo qui, ce lo portiamo a casa e ora ve lo faccio vedere anche nella rosa attiva. Direi che il mercato di gennaio lo chiudiamo con questi tre colpi, e direi che colpi, ragazzi, Lacazette, Papastathopoulos e Gaze. Eccolo qua, è un 79 comunque, lo vedo più affidabile di Paredes, ragazzi, in questo 4-3-3 che utilizziamo. Quindi, ora ragazzi,
dobbiamo assolutamente simularci tutto il resto della stagione, ragazzi. Come vi ho già detto, dobbiamo andare avanti nel calendario e sperare che vada tutto bene. Ecco qui, dobbiamo avanzare praticamente, arriviamo fino alla fine, praticamente qui, dopo la partita col Genoa. E ora aspettiamo e vediamo cosa succede. Ragazzi, il mondo è stato simulato, abbiamo un 90 di overall, quindi veramente un valore altissimo. Dobbiamo andare a vedere gli obiettivi, però vi dico già c'è una finale da giocare. Occhio qui. Allora, vediamo, vi ricordo che possiamo sbagliare un solo obiettivo. Allora, qui la crescita giovani l'avevamo già raggiunta, la fama del brand l'abbiamo raggiunta, le finanze, vabbè, 2 anni non ci interessava, ma l'abbiamo raggiunta. Poi qui, ragazzi, particolare. Allora, calcio A, qualificati per la Champions Cup, tutto sommato ci siamo, posizione attuale terza. Il campionato non lo abbiamo vinto, ma era stagioni rimaste 2, quindi non ci interessava. Quindi, ragazzi, Champions Cup, raggiungi i quarti di finale, siamo arrivati alle semifinali con la Juventus, abbiamo perso lì. Quindi, ragazzi, io direi che praticamente qui abbiamo completato tutto. E quindi, ragazzi, nel prossimo episodio potrò scegliere una squadra dall'inizio, cioè praticamente dalla fase iniziale. Ragazzi, però, come vi dicevo, in teoria adesso dovremmo giocare la partita con l'Inter, la finale di Coppa Italia, per poterla provare a vincere. L'unica cosa, ragazzi, è che non avevamo come obiettivo vincere la Coppa Italia, per intenderci. Quindi questa potremmo anche simularcela, ormai l'abbiamo fatti tutti gli obiettivi, non è fondamentale andare a vincere. Quindi, ragazzi, questa ce la possiamo simulare, ma logicamente non la skippo e ce la vediamo insieme. Le finali così le giocheremo qualora ci fosse l'obiettivo vinci assolutamente quella determinata cosa. Ragazzi, 92 di overall simulando tutta la stagione, penso che ho lavorato proprio alla perfezione, veramente. Vi dico proprio la verità, non mi aspettavo un successo così tale praticamente nella prima stagione, nella prima stagione di questa serie che faccio. E vi dico la verità, sono veramente contento perché, cioè, alla fine ho lavorato benissimo e la squadra l'ho costruita bene, soprattutto nel mercato che avete visto di gennaio, che è stato fondamentale per rinforzare la squadra. Abbiamo perso Strutman, però abbiamo rinforzato con 2-3 acquisti importanti. Vabbè, un giovane qui rescinde, ok, noi dobbiamo stare una sola stagione. Ragazzi, vediamo che combiniamo qui con l'Inter. Vediamo la formazione, quella praticamente titolare, sì, direi di sì. E quindi vediamo, sono curioso anche di vedere in questa finale cosa combiniamo. Alla fine non si può definire che siamo fuori casa perché è una finale. Szczęsny, Perez, Sokratis, Papastatopoulos, Manolas, Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Gueye, Salah, Lacazette, Lemar, i nostri titolari. Partiamo con un giallo, subito il vantaggio di Banega, maledizione, questa cosa non è buona, cioè andiamo sotto, però alla fine gli obiettivi li abbiamo tutti raggiunti, quindi più di tanto non ci interessa, però sarebbe comunque bello provare a portarci a casa questa Coppa Italia. Vediamo se riusciamo a pareggiarla in qualche modo. 2-1, peccato, peccato, Medel ci segna, ragazzi. Vabbè, più di tanto non ci interessa, vedete, alla fine la valutazione sarà comunque molto molto alta. Perfetto, ragazzi, quindi si conclude qui tutta la nostra stagione. Io comunque avanzerei, tanto possiamo andare avanti perché ne dovremmo scegliere, come sapete, dato che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi. Dobbiamo usare un'altra squadra per la prossima carriera giramondo, ragazzi. Mi raccomando, tanti mi piace per questo super episodio, veramente è stato sensazionale. E mi raccomando, ragazzi, condividete questo video per farmi conoscere, per far conoscere questa serie, ragazzi. Allora, vediamo se la qualificazione alla Champions League, perché siamo arrivati addirittura secondi, quindi in teoria dovremmo essere qualificati. Andiamoci a vedere per l'ultima volta praticamente questi obiettivi. Vediamo, 92, ragazzi, spettacolare. Vedete, tutto abbiamo concluso. Guardate, eleggibile 3, ok, fama del brand, continentale. Raga, abbiamo chiuso tutto, a parte vinci il campionato, quella era 2 stagioni, come vi avevo detto, non la calcolavamo. Abbiamo lavorato alla perfezione, sono contentissimo, ragazzi. Mi raccomando, datemi il vostro supporto, fatemi vedere il vostro supporto con un mi piace e un'iscrizione. Ragazzi, ci vediamo in futuro, prossimamente, sul canale, ovviamente con il prossimo episodio della carriera giramondo con un'altra squadra, e dovete vedere che squadra prenderò. Quindi tutti sul canale, mi raccomando, attivate anche la campanella. Un saluto da Ricky PZ e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, mi raccomando, nelle schede trovate il primo episodio e ora anche nell'outro finale vi faccio vedere un video casuale
è il primo episodio. Quindi cliccate lì e ve li vedete se non l'avete ancora visto. Quindi ancora un saluto da Ricky PZ, alla prossima. Ciao ragazzi!